PC Gamer. Time to play. Ciao a tutti ragazzi da EasyGamer89, ben ritrovati sul mio canale con un nuovo livello di Tomb Raider 1 con le texture di Gliidos. Siamo arrivati all'undicesimo livello, Obelisk of Camun, quindi secondo livello dell'Egitto, il penultimo. E direi, bando alle ciance, cominciamo subito, che anche qui avremo un bel po' di lavoro da fare. I livelli dell'Egitto sono abbastanza tosti, come ho già detto, e quindi sono molto ma molto pieni di lavoro. Allora, intanto qua vedete che ci sta una porta e ci serve la chiave. Quindi, vediamo di trovarla subito. Qua parte la musica del sollievo senza motivo. Non abbiamo ancora fatto niente, però... D'accordo, va. Spostiamo questo blocco indietro 3 volte. E poi facciamo estrema attenzione perché arriverà una pantera a frantumarci i marons. Ok, ancora una volta ci siamo. La mettiamo giusto in direzione della porta. Anche se poi non ci servirà, perché io faccio il livello in un modo mio, diciamo. E generalmente da qua non ci torno. Comunque, vabbè. Facciamo così, facciamo attenzione che arriva la pantera, quindi subito capriola e saltiamo sul blocco, così non ci rompi i maroni. Tiè, dove sei che ti faccio a pezzi? Muahahaha. Puoi incazzarti quanto vuoi, non mi becchi più da qui. Perché? Perché non sa saltare, quindi te ne vai a terra, dai dai, to, ed è crepata, benissimo. Le pistolette andavano bene per lei perché tanto non poteva farci danni. Allora, qua recuperiamo un medkit piccolo. Questo passaggio è inutile che ci andiamo dopo. Perché non ci dà la mazza, è solo una pantera, se non sbaglio, che ci rompe i maroni, quindi è proprio inutile. Quindi, vedete questo blocco? Possiamo anche non spostarlo. Non ci dà una mazza, quindi passiamo direttamente a questo. Spostiamolo in avanti. E teniamoci prontissimi, perché anche di sotto ci sarà una pantera. Allora, facciamo estrema attenzione, che dobbiamo cadere dolcemente. No, ci becca! Ma sarò trollata alla grande! Via, via, via! Non ci beccare! Toh! Muahaha! Fregata, fregata, fregata! Muahaha! E adesso devi crepare! Vabbè, io direi passiamo alle magnums, così facciamo prima. Con le pistolette sono più dure a morire, giustamente. Toh, crepa! Tanto non ci becchi più ormai? Devi morire? No, ci becca, ci becca! Oh, benissimo. Non dimentichiamoci di azionare questa leva, che sinceramente mi stavo dimenticando. Fortuna che l'ho vista. Dobbiamo raggiungere quella porta in alto. Quindi, diamoci subito da fare. Qua ci sta un medikit piccolo da prendere pure. Ne abbiamo accumulati una marea, però... prendiamoceli. Sono gratis. Allora, dobbiamo andare da questa parte. Poi da questa. Ok. Vai là, un altro bersaltone di là. Attenta a non cadere. Altrimenti fa una brutta fine. E poi ci tocca anche rifare tutto, no? Col cavolo. Qua ci sono munizioni per Magnum, grazie mille. E ora possiamo scendere, delicatamente però, perché non mi ricordo sinceramente se era basso o alto. Ah no, era abbastanza basso, beh, meglio così. Quindi adesso possiamo andare da quest'altra parte. Lara, sposta questo altro blocco in avanti. Ok, e questa volta c'è dell'acqua. Dobbiamo recuperare qui la chiave. Insomma, queste due parti che abbiamo fatto non è che servivano proprio per forza, però... Noi per completezza l'abbiamo fatto. Facciamo attenzione perché ci dovrebbe essere un coccodrillo pure in acqua. Qua c'è la chiave. Se non sbaglio però c'è anche qualche oggettino da prendere. Sparso, quindi... Facciamo fuori prima il coccodrillo, prima che ci venga a pigliare a morsi. Ti vedo, ti vedo! Dai, fatti vedere ancora. E ti faccio fuori, perfetto. Adesso non sei più un problema. Lara, complimenti per il tuffo, mi è piaciuto. Allora, qua c'è il medikit piccolo. E forse finiva qui? Forse non c'è altro da prendere, non mi ricordo. Non mi ricordo se ci fossero anche munizioni o un altro medikit. Guardiamoci un po' intorno, altrimenti ce ne andiamo. Eh no, mi sa che non c'è nient'altro. Vabbè, al limite non importa, dai. Mi ricordavo di sì, sinceramente. Magari qui sott'acqua... Magari ci sono munizioni per Magnum, no? Qualcosa? Perché io sinceramente mi ricordavo di Yes. Mi dispiacerebbe lasciarle. Soprattutto... Ah, infatti, ecco. Munizioni per Magnum. Allora, prendiamo un po' d'ossigeno prima e poi ce ne possiamo tornare indietro. Perché così, Lara, mi sa tanto che non ce la fai. Adesso sì, però. Allora, l'uscita era... Da questa parte, vediamo un po', chi è? Che qua è tutto uguale, ci si perde. Eccoci qua.
Perfetto. Andiamo ad utilizzare subito questa chiave nella porta che abbiamo visto prima. Eccoci qua. E vediamo un po' ora che altro ci tocca fare. Abbiamo cominciato da poco, per cui ne abbiamo di lavoro da fare. Ci apre quella porta e questa. Allora, intanto buttiamoci in acqua, che ci sono anche qui delle munizioni da recuperare. Poi andiamo di sopra, che ci sono anche delle munizioni per fucilozzo. Good. E adesso da quella parte. Non cadere Lara, mi raccomando. Bravissima. Forse vuoi collaborare? Ci fa piacere. Facciamo attenzione qua che ci sono delle pantere adesso. No, vi faccio fuori tutti e due. Siete inutili, capito? Ok, fuori una. No, cammina tranquilla, guarda, ti sto solo sparando. Non è nulla, guarda. Ti fa atletica, forse? Assurdo. Cioè, li spariamo contro e cammina tranquillamente. Vabbè che lo fanno anche i nemici umani. Per cui. Vabbè, andiamo di qua allora. Adesso, dall'altra parte. Ancora da quella, ok. Con una bella rincorsa, Lara, mi raccomando. Dobbiamo passare di là, vero? Sì, perché ci sono degli oggettini. O anche uno soltanto. Sì, un medikit gigante. Possiamo arrampicarci anche da qua, poi volendo. Yes, ce la facciamo. Poi, da che parte? Di là saremo venuti. Quindi da quella? Ce la dovremmo fare, credo. Fai con calma, Lara, altrimenti cadi. E se cadi qua ti spacchi tutto. Non ci conviene. Ammazza, per un pelo sono riuscito ad aggrapparmi. Meno male, va. Adesso arrampichiamoci qua sopra. La faccia della concentrazione. Ok, perfetto. Possiamo andare di là adesso. Ora, un bel saltone con ricorsa anche di là, Lara. Ammazza, che arrampicata, eh. Che scalata. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito. Per ora. Facciamo fuori la mummia adesso. La mummia ritorna. Toh, ma che vuoi? Ma che vai trovando da noi? Ma crepa! Chi ti crede di essere? Guardate quanto è pirla. Ce l'avevo in pugno, però ha preferito fare la pirla. Per poi farsi a pezzi. Vabbè. Abbiamo abbassato quel primo ponticello. Non vorrei dimenticarmene dopo, quindi recupero adesso questi oggetti qui sotto. Magari dopo poi mi dimentico. No, mi dispiacerebbe. Medikit piccolo. Munizioni per Magnum. E ancora munizioni per Magnum. Grazie tante. Grazie. Dei colpi, grazie. Vabbè, andiamo di sopra ora. La leva l'abbiamo già azionata. Ok. Penseremo dopo a recuperare poi tutti gli artefatti, gli amuleti, quelli che sono. Per il momento pensiamo ad abbassare tutti i ponticelli. Allora, qua era morbido? Yes. Scendiamo con calma. Perché di certo non vogliamo farci male. Ok, facciamo estrema attenzione perché dovrebbe arrivare una pantera. Quindi arrampichiamoci qua sopra. Ce la dovremmo fare, abbiamo tutto il tempo. Dove sei? Fatti vedere. Ti fai vedere? Dici di sì, please. Ah, ecco, la vedo. Con un difetto grafico si vede l'ombra. Dai, fatti vedere ancora un po' in avanti, ancora un po' in avanti. Che riusciamo a mirarti, perfetto così. Puoi stare anche ferma lì, non preoccuparti. Ok, adesso sarà ferma per sempre. Azioniamo questa leva, andiamo di sotto e poi di là, perché possiamo recuperare, se non sbaglio, ancora delle munizioni. Che schifo, non ci fanno. Ecco qua, infatti, munizioni per Magnums. Perfetto. Possiamo tornare indietro adesso. Come vedete, non è più discesa qui, ma è a blocchi. Possiamo quindi salire. Vai, Lara, mi raccomando, fai la bravina. Ok. E qua ci sono anche dei colpi per fucile. Perfetto, ci gustano. Benissimo, andiamo da questa parte. Di là non c'era altro, vero? Ok, tutto tranquillo, non c'è niente. Vediamo un po' che. Qua dobbiamo azionare la leva, yes. E c'è anche un medikit grande da prendere. Ci gusta, grazie mille. Di là ci andiamo dopo. Per ora pensiamo prima a raggiungere la cima da questa parte. Perché non è ancora finita. Calma Lara. Vabbè che non sarei caduto lo stesso, però è pericoloso, eh. Arrampichiamoci ancora, arrampichiamoci ancora. Ok, perfetto.
Adesso, Raro, un bel salto con rincorsa, devi aggrapparti là. Poi devi lasciarti scivolare delicatamente verso destra. Insomma, sai, le solite cose che fai tu, che ti divertono. Certo che se Lara cadesse da qui, altro che essere il capocollo. Si disintegra proprio. Qua mi ricordo che nella versione PlayStation c'era un difetto grafico la prima volta che feci il gameplay. Nella versione PlayStation 1, appunto. Si vedeva attraverso il muro. Che figata! Allora, qua è morbido, possiamo andare. Una cosa che dissi nel vecchio gameplay, mi ricordo qua, è che tirai fuori le armi. Fermi tutti, carabinieri! Che poi non c'era nessuno, vabbè. Accendiamo questa leva e invece della discesa, anche stavolta, ci sono dei blocchi. Quindi noi saliamo tranquillamente verso l'alto. Facciamo attenzione qua che ci dovrebbe essere una mummia. Quindi facciamola fuori in questo modo, altrimenti, poveri noi, ci zampa addosso e ci fa un sacco di danni. Ma noi siamo più furbi e la trolliamo così. Toh, non si è ancora fatta a pezzi? Non ancora. E adesso sì, muahaha, esplodi, brava, che ci dai soddisfazione, esplodendo. Accendiamo quest'altra leva, dovrebbe abbassarci l'altro ponte, che ci permetterà di raggiungere poi l'altro gettino. E qua intanto recuperiamo un medikittino. Possiamo andarcene di là adesso, c'è un'altra leva che ci apre quest'altra porta, ed è quella che abbiamo visto prima praticamente, che ci porterà di nuovo in questa zona. Vedete da dove siamo scesi prima? Ok, perfetto, quindi adesso, prima di tutto, dobbiamo recuperare un altro segreto. Allora, Lara, devi fare la brava adesso, saltare di qua. Bravissima. Adesso devi saltare da quella parte. Vai a tuffo, che ce la fai benissimo. Perfetto. Ed è un segreto, di là ce n'è un altro. Dobbiamo fare estrema, estrema attenzione, perché si rischia di schiattare. Siccome non sempre si prende la giusta direzione. Ok, ci è andata bene. Pigliamo appunto questi altri due gettini. Andiamo di sotto. Perfetto. E qua adesso abbiamo ancora del lavoro da fare. Quella è la leva che abbiamo azionato prima, quindi non ci serve più. Andiamo da questa parte, che pure qui ci aspetta un bel po' di lavoro. Mi sa che qua velocizzerò la parte però, perché può essere abbastanza noiosa guardarla tutta. Perché dobbiamo trascinarci dolcemente per molto, molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto tempo. Qua mi ricordo che nel primo gameplay ci misi la musica di Rocky e chissà che faccio la stessa cosa. Velocizzo tutto e mi sentirete parlare velocemente, magari dopo però. Perché qua adesso dobbiamo raccogliere ancora un segreto. Immancabile tra l'altro. Perché ci dobbiamo passare per forza, per cui. C'era dell'altro? Sì, munizioni per Magnus. Ok, facciamo attenzione perché si può cadere. Vai là, un bel salto con rincorsa, un saltino senza e poi da quella parte. Che dobbiamo recuperare ancora delle munizioni per fucile. Grazie mille. Il fucile è un'arma che usa veramente poco, comunque, c'è da dire. Poteva andare bene per i gorilla, ora che ci penso. Però vabbè, ormai i livelli della Grecia sono finiti. Andiamo in pace. Vai Lara, cadiamo di qua. Arrampicati qui. E ora devi lasciarti scivolare dolcemente verso destra. Ah, che ci tocca fare per trovare l'altro pezzo di Scion. Ho finito da pochissimo di registrare anche il livello precedente. E visto che ho ancora tempo, ho detto: vabbè, facciamo anche il secondo dell'Egitto. Poi per oggi credo che basti così, perché comunque è già tardino. Tra poco è ora di pranzo. E non ce la faccio, insomma. Sono già all'1 meno 20. Ci manca ancora un po' per finire questo. E quindi basta così. Dai, che ce la facciamo. Dai, dai, dai. Ancora un po', ancora un po', ancora un po'. E poi ci aspetta anche un saltino difficile da fare. Spero che ci riesca al primo colpo. Altrimenti ci tocca andare di sotto e affrontare delle mummie. No, 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 quello non ci conviene assolutamente. Praticamente di qua dovremo saltare lì sopra. Ce la faremo? Lo scopriremo tra poco, solo giocando. Intanto azioniamo questa leva che ci abbassa il terzo ponte. Ci manca solo l'ultimo, allora. Ora ci impegneremo per il salto. Posizioniamoci bene. Lara, collabora, please. Brava Lara, complimenti, una pacca sulla spalla a me, bravo, bravo. Lara è pure brava, però pure io mi ci metto, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Vabbè, andiamo da questa parte. Ora ci resta l'ultimo ponte. Qua ci sono intanto gli oggetti che possiamo già raccogliere, ma vabbè, ci pensiamo dopo. Ora c'è una cosa facile da fare. Andiamo di qua. Là c'è una mummia immobile che prenderà vita se non sbaglio. Quindi facciamo subito, subito, subito. Così non ci frantumi i maroni. Va via, 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 via. Andiamo, andiamo, andiamo.
Possiamo recuperare finalmente tutti gli oggetti. Ed è uno. Vabbè, sì, è inutile che ci guardi la porta ogni volta. Please. Due. E ci inquadra la porta. Vabbè. E tre. Eccolo qua. Sono bellissimi poi questi oggetti con quelle, le nuove texture, c'è da dire. Non che con quelle originali facciano schifo, però con queste sono molto più belle, si vede. Ok, ultimo oggetto. E quindi si apre la porta sott'acqua. Lara, te la senti fare un tuffetto? O non vuoi rischiare? Ma sì, fallo, dai. Ce la fai benissimo. C'è tanto di quello spazio. Allora, la porta che si è aperta è da che parte? Naturalmente devo farmi tutto il giro. Non è che azzecco la direzione giusta subito e ti pareva. Devo farmi tutto il giro. Sempre così, non preoccupatevi, tutto tranquillo. Allora, andiamo da questa parte ora. Ricordiamoci che sott'acqua possiamo recuperare degli oggettini. Ecco qua, munizioni per Magnums, prima di tutto. Qua non c'è niente. Tirchio! Tirchio! Questo lato è più tirchio. E di qua c'era qualcos'altro da prendere? Yes, un medikit piccolo. E l'altro lato è tirchio? No, quell'altro lato no. Ci dà delle munizioni per fucile. Grazie mille. Facciamo presto che l'ossigeno sta finendo. Ma non preoccupiamoci perché ce la facciamo benissimo. Ancora un po' che ci siamo. Dai, 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 dai. Dai, che sta per finire l'ossigeno. Ancora un po', ammazza. Si ho rischiato. Ah, qua si sente la mummia già. Che due marons. Munizioni per fucile, intanto. Dove sta quella cazzarola di mummia? Dobbiamo cercare di evitarla, perché se ci becca ci fa un sacco di danni. Dove sei, bella? Fatti vedere. Ah, sei lì, eh. Allora, dobbiamo cercare un modo per trollarla. Vabbè, io vado di qua. Poi ho la valla spacca. Chi se ne frega. Via, via, via. Arrampica, tirara, please. Toh, ti avevamo fregato. Mummia stupida. E ora ti facciamo fuori. Tiè. Crepa, crepa, crepa. Tanto la qua non ci becchi più. Sei tu la morta ormai. Toh, crepa. Munizioni per Magnums. E munizioni per Magnums ancora. Quelle che abbiamo usato le recuperiamo. E abbiamo pure il resto. Ok, il prezzo è giusto. Vabbè, andiamo, va. Di là non c'era altro, quindi è inutile andarci. Arrampichiamoci qua sopra piuttosto. E facciamo attenzione perché ci sta un'altra mummia. Però, a differenza di questa, non è proprio un problema. Perché tanto non ci può raggiungere. Mi ricordavo che fossero più rompine le mummie, però, a sto punto. Però in qualche modo si possono sempre ammazzare senza farci troppi danni. Ogni volta mi ricordo che sono molte, ma molte più rompine. Dai, fatti vedere però, non facci perdere tempo. Ok, bello, esplodi. Quando vi faccio a pezzi c'è più soddisfazione. Quando esplodete, perché a volte poi non esplodono. Non so se è un glitch o qualcosa. Oppure non tutte devono esplodere. Vabbè, quello che conta poi è che le facciamo fuori. Soprattutto. Allora, andiamo da quella parte adesso. Che abbiamo quasi finito il livello. Quasi, quasi, quasi. Dobbiamo inserire ora gli oggetti che abbiamo trovato negli appositi spazi. E poi abbiamo finito. E infatti, sì, siamo arrivati alla fine, veramente. Parte la musichetta. E gli oggetti vanno inseriti tutti e quattro lì. Allora, qua ci andava che cosa? Questo? Ok, Lara, non dire no, sennò ti piglio ceffoni. Ok, si inquadra la porta, come ha fatto prima con la porta piccola. Inseriamo quest'altro oggetto, che dovrebbe essere questo. In base alla forma, sì, è questa. Adesso saltiamo da quella parte, inseriamo il penultimo oggettino. Lank, mettiamo anche Lank. Ok. E infine mettiamo l'ultimo oggettino. Oh, finalmente abbiamo finito poi. Un modo più semplice per inserirli, no, eh? Dovevano fare questa forma strana. Ma va bene, quindi abbiamo aperto il portone finale. Perché sapete, chiuso una porta si apre un portone. Vabbè, andiamo, va. Verso la fine del livello e oltre. Ammazza se abbiamo faticato, in questa parte. Ok, quindi Obelisk of Camun. Tempo impiegato 18 minuti e 55. Uccisioni 10. Oggetti raccolti 36. Segreti trovati 3 su 3. E parte la musichetta. A me gusta trovare i segreti. A ti te gusta trovare i segreti. A everybody gusta trovare i segreti. Trova, trova i segreti. Con le munizioni, con i medikit. Con le nuove armi, con
ed altri oggetti. Trova, trova i segreti. Yes! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo livello di Tomb Raider 1, spero che vi sia piaciuto, grazie per avermi seguito, se vi è piaciuto lasciate un like che è sempre gradito, altrimenti lasciate un dislike, vi ricordo di mettere sempre il like sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao! Oh!